ragazzi e bentornati su Pepper Rack Collectibles con le news della settimana. Prima di cominciare volevo dedicare giusto qualche secondo a Carl Weathers, che purtroppo ci ha lasciato all'età di 76 anni. Nella giornata di ieri, oggi è il momento della registrazione, il 3 febbraio del 2024. E Carl, per chi non lo sapesse, è il grande interprete del celeberrimo Apollo Creed per la serie Rocky. Poi ha fatto anche ovviamente Griff Karga in The Mandalorian, ha avuto tantissimi altri ruoli molto importanti, come ad esempio anche in Predator e in altri film. Un vero e proprio caposaldo del cinema e insomma, queste notizie ti dispiacciono sempre, quindi ciao Carl. Detto questo ragazzi, veniamo a noi. News della settimana con il primo grandissimo, nonché attesissimo annuncio da parte di Hot Toys che è questo fantastico Han Solo, direttamente da episodio 6, quindi Ritorno dello Jedi. E dico che era attesissimo, raga, perché Han Solo, soprattutto per chi non fosse riuscito a recuperare l'unica versione uscita di Hot Toys, scala 1 a 6 di Han Solo, questa è l'occasione giusta. Già da qui possiamo vedere quale capolavoro ha intenzione di rilasciare Hot Toys. Quindi rimango ovviamente senza parole davanti alla qualità di questo head sculpt e, come possiamo vedere, tutto il resto mi sembra avere tutte le carte in regola. Adesso andiamo ad esaminarlo un attimino insieme, scorriamo qualche foto qui, ovviamente sempre sul sito di Hot Toys. Qui lo troviamo nella sua veste classica, diciamo, nel suo abbigliamento classico, e già posso notare qualche cambiamento importante sia a livello delle mani, che mi sembra siano ancora più dettagliate del solito, sia ragazzi a livello di head sculpt. Ovviamente vabbè, qui ci flexano come sempre la questione degli occhi che possono essere ruotati, che ormai è una tecnologia che è stata impiantata, da quello che ho capito, su tutte le doll. Ma qui vedo proprio le mani, adesso non so se c'è qualche dettaglio in più, andremo a vederlo insieme, ma sono spettacolari queste mani, sembrano ancora più dettagliate con tutte le rughe, insomma anche le unghie sembrano realizzate ancora meglio del solito. Qui vediamo anche un sacco di weathering, di segni di usura, di macchie sul cappotto, il che, come sapete, mi piace sempre tantissimo. E qui, raga, io chiudo tutto, cioè, guardate questo head sculpt, è fenomenale. Non ho veramente niente da dire, non so quanto di Photoshop ci sia in questa foto, ma credo molto poco in realtà. Non ho veramente niente da dire, guardate come ogni dettaglio di questo head sculpt venga fuori, cioè sembra di avere Harrison Ford qui, quindi spettacolare. Guardate anche la luce particolare negli occhi, che sono ancora più realistici, le rughe sulla fronte, queste intorno alla bocca, guardate qui questa sorta di cicatrice, la qualità anche della bocca, cioè impressionante. Complimenti Hot Toys, complimenti. Chi non ha recuperato un Han Solo è riuscito a recuperare l'Han Solo di episodio 4, quello con Chewbacca. Ovviamente mi aspetto un Chewbacca anche di episodio 6, quindi aspettatevi che venga annunciato a breve. Già sapevo di questo Han Solo, che prima o poi comunque ciclicamente ovviamente le ristampe avvengono, non è la stessa versione ovviamente, ma è comunque un Han Solo e fa sempre bene. Ecco qui, guardate le mani, mamma mia che roba. Vediamo se c'è qualcosa di inerente appunto questa nuova tecnologia delle mani. Intanto possiamo vedere anche il resto dell'abbigliamento. Vedo una cosa che non amo particolarmente, sono gli stivali, perché sono un unico pezzo, quindi siamo un po' tornati indietro. A molti piace questa cosa, a me no, perché so poi quello, gli effetti che il tempo può avere su uno stivale del genere, quindi preferisco la nuova forma di stivale, quella in cui il piede è distaccato rispetto allo stivale, insomma. Poi andandoli ad unire non si vede niente, però probabilmente non piace a molti. Possiamo vedere anche la basetta. Basetta che ormai sembra aver introdotto queste nuove basette, finalmente Hot Toys si è svegliata. Questa nuova basetta che ho visto per Anakin di episodio 2, che uscirà probabilmente a breve, visto che è stata annunciata Padme, cioè è stata rilasciata Padme. E quindi questa basetta, vi dicevo, niente male. Qualcosa di diverso è
rotonda, insomma, è circolare invece che essere rettangolare come al solito, c'è questo mini diorama abbastanza inutile secondo me. Quello che mi dà qualche dubbio è la poca area disponibile per poter esporre la figura, quindi le pose non saranno particolarmente dinamiche, quelle che si potranno fare su questa basetta. Comunque, vedremo quando ce l'avremo tra le mani, se ne parla, mi sa, per il 2025 inoltrato, se non 2026 qui da noi, purtroppo. Comunque, possiamo vedere tutto il resto, mi sembra scolpito alla perfezione. Le tasche, quindi, sono delle vere e proprie tasche, come possiamo vedere, almeno così sembra. Qui, ok, due stili di look, va bene, non mi ci voglio soffermare troppo, ragazzi. Allora, qui vediamo intanto tutto quello che viene fornito, da quello che vedo praticamente accessori vicino allo zero, quindi presumo che il prezzo sarà anche abbastanza contenuto, mi auguro, credo adesso, magari mentre parlo stanno già uscendo i preordini, ma credo sarà intorno ai 300-320 massimo, almeno per noi in Italia, dico. Abbiamo quindi gli occhi separati. Il cappotto o meno, la vasetta con il dioramino, molto carina, il cinturone, ok, le nuove mani, quindi ecco qui lo dicono, nuove mani scolpite con dei dettagli naturali, infatti abbiamo visto le vene e tutto il resto. Abbiamo solo un blaster, così sembra, quindi come accessori ci siamo, insomma, adesso vediamo bene i dettagli. Stiamo parlando del Movie Masterpiece 740 di 30 cm di altezza e 30 punti di articolazione. Uscita primo o secondo quarto del 2025, mi aspetto più un secondo quarto del 2025, quindi noi probabilmente ce la potremo toccare con mano dopo, durante l'estate. Penso del 2025, forse qualcosina in più. Poi andiamo a vedere se c'è qualche dettaglio in più. Ok, niente di particolare. Vediamo sugli accessori, c'è solo un blaster, come dicevo, il resto sono tutti vestiti. Il classico comunicatore di Han Solo, il diorama e basta. Quindi ecco, per quanto riguarda gli accessori, quelli che abbiamo visto in foto sono. Ovviamente, ragazzi, inutile che ve lo chieda, fatemi sapere cosa ne pensate, se pensate di preordinare questo Han Solo. So che tanti di voi, tanti anche i miei amici, lo preordineranno, perché in tantissimi stanno aspettando questo Han Solo dopo, come vi dicevo prima, diversi anni che è uscita ormai la prima versione di Han Solo e Chewie. E mi aspetto anche un altro Chewbacca ridisegnato e migliorato. Poi invece per quanto riguarda le release, giusto due parole ragazzi, sempre di Hot Toys per Comandante Fox, per gli amici Paolo, che va ad arricchire la collezione di Clone Wars per chi di voi la faccia. Nulla di particolare, tutto già visto, già ragazzi, quindi stiamo parlando di Elmo della fase 1 e niente di che, per me è un passo almeno per adesso. I prezzi saranno leggermente più bassi per questo tipo di figure, lo sapete, per i cloni di solito c'è sempre qualcosa in meno. Qui verrà dato solo qualche mano, la vasetta, i blaster, il fucile componibile e niente di particolare, quindi per chi fosse interessato è già stato rilasciato. Altro rilascio importante è quello di Padme Amidala, tratta da episodio 2, che fu annunciata ormai più di un anno fa, se non sbaglio, con Anakin. Di Anakin ancora nessuna traccia, ma vedrete che arriverà a breve l'annuncio. Padme, che io non ho preordinato perché non mi ha mai convinto al 100%. Non mi ha mai convinto l'Headsculpt, che speravo venisse ulteriormente migliorato in fase, quello era un prototipo quando fu annunciata, speravo che qualcosa migliorasse. Non lo so, voi direte, ma cosa vuoi di più? È uguale, sì, però non lo so, raga, non lo so. Avete presente quella sensazione in cui quando esce un pezzo, è uscito questo Han Solo, ero su tutte le. Ero felicissimo. Subito ho chiesto quando esce il preordine che lo voglio. Questa Padme non mi ha dato la stessa sensazione.
lo so, raga. Comunque, è stata rilasciata, vediamo il box molto figo, quello per i 20 anni di episodio 2. E come possiamo vedere, un po' scarsi gli accessori, ma è giusto così. Abbiamo la sorta di poncho di Padme con il cappuccio, non so come chiamarlo, un paio di blaster e nulla di più, classica basetta stavolta. Qui possiamo vedere qualche foto e ecco qui in compagnia di Anakin, che sinceramente non vedo l'ora che esca, perché lui mi incuriosisce tantissimo. E la coppia è bella da fare, raga, cioè Padme e Anakin insieme sono fighi. Vedrò se riuscirò a recuperarla più avanti in qualche modo, sicuramente il Colosso mi aiuterà in questo, però non sarà per adesso. Adesso ho già tantissime altre release e quindi per il momento resta dove sta. Invece voi fatemi sapere se l'avete più ordinata, se ce l'avete già in collezione e quant'altro. Altra importantissima release, sempre in caso Toys, Catwoman, dopo un ritardo di praticamente un anno, finalmente è stata rilasciata anche nella versione con il Batpod. Anche qui siamo davanti ad un capolavoro da parte di Toys per quanto mi riguarda. Anche questa volta, ragazzi, io ho saltato, ma so che molti di voi l'avranno acquistata, quindi fatemi sapere che com'è. E anzi, sui social, ragazzi, trovate in descrizione qui sotto, se vi va mandatemi anche qualche foto, perché a me piace tantissimo parlare di queste cose, quindi fatemi sapere. E nulla, come potete vedere anche qui bellissima, anche bella la il diorama, diciamo, base con sfondo diorama, davvero ottimo lavoro da parte di Hot Toys anche questa volta. Poi, ragazzi, in realtà le news ce ne succede veramente ben poco. Un altro grande annuncio che è stato fatto, sempre per quanto riguarda Batman e la DC in generale, è la JND. JND, che è un'azienda che conoscerete tutti, avete sentito parlare del famoso Joker, quello tutto in silicone, bellissimo, stupendo, ma costa, se non mi sbaglio, $2000, quindi sta dove sta, però bellissimo, e tutto in silicone, quindi senza soluzioni di continuità per le giunture dei polsi, della testa, tutto bellissimo. E quindi questa JND con Kojun Works, con Kojun dovrebbe essere forse il disegnatore o colui che li scolpisce, non vorrei dire una cavolata, ragazzi, comunque ha annunciato questa l'armeria di Batman, che se il computer permette vorrei farvi vedere insieme. Vediamo insieme il video dell'annuncio, ne ha fatti due, uno in cui presenta il Bruce Wayne, appunto, di Cavaliere Oscuro, The Dark Knight, e questo è già il secondo video, se volete potete recuperarli, c'è anche un video un po' più esteso di 9 minuti, e vabbè, qui nulla da dire, ragazzi, un altro inizio, JND fa roba di qualità, qui la qualità si vede, però anche qui qualcosa da dire. Qualcosa da dire, nel senso che la tuta di Batman, da quello che ho potuto leggere, è una statua, non è articolata. Ci sarà poi ovviamente il Bruce Wayne articolato, il suo classico completo e tutto. E quello che mi preoccupa ovviamente, ragazzi, è il prezzo. Il prezzo sarà fuori scala e già ci sono state diverse versioni. Io non amo molto le ripetizioni delle uscite, già c'è stata la versione anche di Hot Toys che uscì qualche anno fa con Alfred, c'è il nuovo annuncio che tra l'altro dovrebbe essere anche qui sul Colosso dei Nerd, che vi faccio vedere, questa versione qui, la Batman Armory con Bruce Wayne, con questa sorta di doll statua, perché è articolata ma ha queste braccia, diciamo, aggiuntive che rimangono in questa posizione. E anche qui pregi e difetti, però comunque questa costerà praticamente, secondo me, un terzo, questa di Hot Toys rispetto a quella di JND. Quindi insomma, raga,
ottima notizia, bello, però anche basta fare sempre gli stessi prodotti e lo faccio io e cerco di farti capire che ce l'ho più lungo del tuo e lo faccio io e sono usciti 3.000 Joker, basta, quindi facciamo qualcosa di nuovo magari, ok? Poi, scusate ragà, siamo come al solito sul Colosso dei Nerd, vediamo gli ultimi, scusate, gli ultimi preordini. Quindi eravamo rimasti con Deidara, che sarà mio, già immaginavate. A proposito, ricordatevi che per quanto riguarda Rocket Toys arriverà qualche bel contenuto sul canale, quindi non mancate. E qui possiamo vedere tutte le novità, tra cui ovviamente la più importante, o tra le più importanti, è finalmente il prezzo della Deluxe e Premium di Joker della Inart. Joker 2019, quindi parliamo della Deluxe, quindi quella doppia, quella con due figure, a 1250, quantomeno sul Colosso dei Nerd, che sinceramente è il prezzo più basso che abbia visto. Quindi chi di voi fosse interessato vi invito a preordinarla qui sul Colosso, anche perché se scrivete a Gianluca e dite che siete dei miei iscritti, vi dà anche 500 punti e quindi 10 euro di sconto per iniziare. La Premium invece 1650, quindi avremmo con la Deluxe, con due doll, praticamente il prezzo di 600 euro a doll. Con la Premium invece siamo intorno ai 400 euro a doll, ma ce ne abbiamo 4. Continuo a ripetere che non trovo molto corretta e molto bella questa cosa di Inart, però fatemi sapere come sempre qui sotto voi cosa ne pensate e se siete o meno d'accordo con me. Poi un bellissimo salto nel passato con questi dinosauri NECA, questi, se non mi sbaglio, è del 91, la serie Dinosaurs, stupendi, questi, poi la NECA è sempre. Offre sempre una garanzia incredibile sulla qualità dei prodotti, ragazzi, quindi chi di voi è nostalgico come me non può farsi scappare questi fantastici pezzi. Usciti preordini anche per quanto riguarda Stage Figures di Jin e Kazuya, che quindi qui sul Colosso sono a 62 euro. Non male, affatto. Quindi anche qui per gli appassionati di Tekken e non potete farveli scappare. Poi SH Figuarts sempre e Figuarts Zero di questo Luffy e di Chopper, per quanto riguarda Figuarts Zero, quindi statue, resina. E per quanto riguarda SH Figuarts, i preordini di Tanjiro e Nezuko. Quindi queste sono tutte le ultime novità. SH Figuarts, che vi ricordo, ha anche annunciato in questi giorni il preordine, diciamo, di Flash, tratto da The Flash. Non so quanti di voi se lo cagheranno, io ve lo devo dire per notizie. Detto questo, ragazzi, come al solito, io vi saluto. Ancora un saluto a Carl. E fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa pensate di queste news. E ogni tanto datemi anche qualche suggerimento sulla qualità dei miei video, se vi piace che faccia una chiacchierata in questo modo sulle news, invece se preferireste qualcos'altro, io cerco sempre di venirvi incontro, di coinvolgervi il più possibile, lo sapete, quindi insomma, aiutatemi anche voi a migliorarmi. Ok ragazzi, detto questo, ci vediamo come sempre con i prossimi appuntamenti. Martedì torna la Mustang, quindi non ve la perdete, e giovedì, quindi come sapete, c'è Superman della DC per quanto riguarda l'unboxing di Hot Toys. Detto questo, ragazzi, vi saluto, buon fine settimana, buona domenica e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, a presto.